www.firenzebuonispesa.it e www.comune.it. Sono i siti da visionare se si vuole usufruire dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Firenze. I fondi sono stati stanziati dal governo. L'amministrazione investe 1 milione di euro per soddisfare, si stima, 7.000 famiglie che hanno difficoltà ad acquistare generi alimentari. Il cittadino dovrà fare una richiesta specifica attraverso i siti. I pacchetti variano da 150 a 500 euro in base alla composizione numerica del nucleo e della presenza di minori. La lista dei supermercati dove è possibile acquistare i prodotti è presente online. Certo è che per usufruire di tale servizio è necessario avere certe caratteristiche, come spiega l'assessore al welfare Andrea Vannucci. Questi buoni andranno sicuramente a chi, ai nuclei familiari, perché è una misura rivolta ai nuclei familiari che hanno visto una drastica riduzione del proprio potere d'acquisto, del proprio reddito, quindi a persone in cassa integrazione, a persone con contratti non rinnovati o persone che hanno subito un licenziamento, contratti intermittenti in cui non ci sono le chiamate in questo periodo a causa del lockdown deciso dal governo centrale. Allo stesso tempo per tutte quelle partite IVA e piccole e medie imprese che non forniscono servizi essenziali e che quindi pertanto sono state ricomprese all'interno della chiusura. Potrà fare richiesta un membro maggiorenne per nucleo familiare. Contestualmente, per chi ha bisogno di informazioni, il Comune ha potenziato i due call center tipici dei servizi sociali in questo periodo, che sono il servizio Io Resto a Casa, il famoso numero 055-328 e così via, nato per l'esigenza di dare un sostegno, una compagnia agli anziani della nostra città e poi dopo diventato anche il call center per ordinare la spesa a casa per gli over 65, e allo stesso tempo il numero verde del segretariato sociale, che è la porta di accesso ai servizi sociali tutto l'anno, ma che in questo periodo lo è ancora di più, vista la situazione contingente che stiamo vivendo.